La presenza di una sola farmacia, peraltro privata, in centro storico diventa un caso. Già da tempo sui social c'erano state lamentele, raccolte anche dall'associazione Mamme per l'Aquila. Ora è direttamente il presidente di Assofarm, Venanzio Gizzi, a prendere carta e penne e a scrivere al sindaco Pierluigi Biondi, raccogliendo le istanze di molti cittadini. Gizzi chiede al sindaco di aprire un confronto, una riflessione e di esaminare tutte le norme per valutare appunto la possibilità di aprire un nuovo presidio sanitario in centro storico comunale. Abbiamo raccolto diverse indicazioni, segnalazioni da parte dei cittadini aquilani del centro storico che sollecitano l'apertura di un ulteriore, almeno un ulteriore punto di esitazione del farmaco, l'apertura di un'ulteriore farmacia. Prima del sisma del 2009 operavano nel centro storico 6 farmacie e adesso abbiamo solo una farmacia nel centro storico della città dell'Aquila. Io penso che il servizio farmacia, anzi senza dubbio il servizio farmaceutico dovrà essere un momento di forte accoglienza da parte, di vicinato da parte dei cittadini in tempi dove la farmacia ha costituito un presidio sanitario di estrema importanza, mi riferisco alle vaccinazioni ad esempio. È necessario pertanto, e ho rivolto un appello al sindaco che sono certo raccoglierà, di iniziare un percorso magari con le organizzazioni sindacali dei farmacisti pubblici e privati, verificando e vedendo in maniera molto attenta tutte le normative in essere, perché si possa raggiungere lo scopo, l'obiettivo di ulteriore apertura di farmacie nel centro storico, anche con la presenza magari di farmacie comunali che svolgono molto bene all'Aquila il proprio lavoro e la propria missione.